Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Trieste è la prima città italiana a prevedere l'obbligo di vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatite B per i bambini che frequentano gli asili. L'obbligo scatterà a gennaio per le iscrizioni al prossimo anno scolastico, dopo che la settimana scorsa anche l'Emilia-Romagna aveva reso obbligatori i vaccini per frequentare gli asili nidi regionali. Cosa ne pensa lei di questa decisione? Sì, è giusto, vada bene, perché la vaccinazione io l'ho fatta da piccoli, però di malattie non ne ho più avute, e visto che specialmente certe malattie come la meningite, la poliomielite si stanno risvegliando, anche la tubercolosi, erano state debellate definitivamente, adesso si stanno, ho visto, ci sono diversi casi in giro, dappertutto. Sono affrettati un po' troppo, perché non ci sono proprio, diciamo, prima cosa sono troppi vaccini fatti tutti una volta, non quattro vaccini, sono troppi, uno per volta andrebbe un po' meglio. E poi anche l'età, diciamo, si fanno proprio dopo tre mesi, il cervello del bambino non è sviluppato, è proprio in crescita, no? Quindi sarebbe meglio se aspettassi almeno 2-3 anni per cominciare a vaccinare. E poi, come ho detto anche prima, tutti questi vaccini tutti insieme, una persona non si ammala 10, 4-5 malattie tutti insieme, no? Quindi li prende una per volta. Quindi non sono d'accordo con i vaccini, diciamo. Sì, i bambini vanno vaccinati, ci vuole. Non è che no, è un passo in avanti, solo che si ritiene sia un po' esagerata, diciamo. Si comincia troppo presto per i vaccini. Penso comunque sia giusto, visto che comunque ci sono delle malattie che si possono magari prendere tramite contatto e quindi è giusto che i bambini abbiano comunque una vaccinazione e un'igiene abbastanza, diciamo, modeste, in senso, visto che comunque un po' ne gira un po' di tutti i casini qua in giro, comunque tra malattie e non malattie, quindi è giusto che i bambini abbiano comunque una vaccinazione adeguata. Quindi lei è favorevole alle vaccinazioni? Sicuramente sì. Assolutamente sì, cioè comunque è meglio prevenire che curare. Sì, sono favorevole, solo che non tutti insieme, così come si fanno 4, 5, 6 vaccini. A volte anche 12, ne ho sentito. Cosa ne pensi invece di chi è sfavorevole ai vaccini, più che altro perché comunque possono provocare magari dei danni collaterali, eccetera? Ma io la vedo a modo mio, poi ognuno la vede a modo suo. Comunque io penso, comunque sono per il vaccino, perché comunque, come ti ho detto, è meglio prevenire che curare. Quindi magari chi è contro i vaccini magari ha una mentalità diversa dalla mia, quindi non è che posso dire per come mai sono diverso da un'opinione all'altra. Secondo me è giusto comunque fare i vaccini ai bambini. Beh, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma secondo me sbaglia. Perché sbaglia? Perché casi che possono succedere, quando le capita una meningite, un fare del genere, io ho avuto un'esperienza proprio, una mia sorellina che è nata prima di me, con la meningite nel giro di pochi giorni se n'è andata, pensavano che era una febbre normale, parlo ancora prima della guerra mondiale, quindi un'esperienza avuta anche in casa proprio sulle meningite.